Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Lo so che lo stavate aspettando questo video e quindi eccolo qua. Andiamo a parlare di Florentino Perez, perché ieri Florentino Perez, ieri sera, stanotte ha parlato, ha messo in piedi un discorso lunghissimo, infinito, ha parlato di tutto e noi oggi qui insieme lo andremo a commentare, che vi piaccia o che non vi piaccia. Regà, è importantissimo, per questi video non vi partiranno le feed. Quindi voi dovete fare due cose: innanzitutto dovete iscrivervi al canale perché ci sto mettendo veramente tanto 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 impegno, oltre a lasciare mi piace sotto questo video. Iscrivetevi al canale per supportare questa maratona Superlega, ma soprattutto usciranno una marea di video nei quali parleremo della Superlega. Quindi mi raccomando, supportate questo progetto. Mi raccomando, entrate su YouTube voi e andate a guardare direttamente se sono usciti video miei, perché le feed non vi arriveranno. Se aspettate le notifiche, non vedrete nessun video. Andate su Sequel, cercatelo, guardate quello che c'è al suo interno e vedete che ci sono sempre nuovi video ogni 2 ore, ogni ora e mezza. Sono sempre nuovi video sulla Superlega perché ogni 10 minuti qua c'è una notizia di cui parlare. Quindi mi raccomando, fate. Detto questo, prendo il cellulare e vi vado a leggere tutto quello che, insomma, ha detto Perez. Florentino Perez, presidente del Real Madrid, nuovo leader della Superlega Europea, ha parlato stasera del progetto che ha sconvolto il panorama calcistico internazionale. In Italia, Inghilterra e Spagna dovevamo trovare una soluzione ad un problema che ci stava facendo andare molto male. Con il virus perdiamo milioni, tutti stiamo perdendo un sacco di soldi. L'unica maniera di capitalizzare è mostrare partite più competitive. Siamo arrivati alla conclusione che se invece che fare la Champions con una Superlega avremmo guadagnato di più, sarebbe stato importante farlo. Posso dire una cosa? Il discorso di Florentino Perez, almeno questo discorso che ha fatto fino a questo momento, regge. Cioè, più scontri tra le big ci stanno, più alto livello nelle competizioni europee ci sta, è accettabile, ok? Io capisco il discorso di Florentino. Dice: se io affronto ogni anno Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, eccetera, faccio molti più soldi rispetto che se affronto magari Borussia Mönchengladbach, magari la stessa Atalanta, perché i diritti TV ovviamente vengono venduti a cifre più alte. Ma ci sta come discorso, ci sta. Non parliamo di diavoli e di santi, perché qua di santi ne vedo pochi e di diavoli ne vedo tanti. Qual è il problema? Alla base, qual è il problema? Secondo me, le squadre fondatrici. Il problema alla base, secondo me, sono le squadre fondatrici. Perché dico questo? Dico questo perché se avessero deciso di tutti i presidenti europei, eccetera, di fondare questa cosa senza però vincoli di presenza, che vuol dire questo? Le prime 4 squadre italiane vanno a giocarla, le prime 4 squadre spagnole vanno a giocarla, le prime 4 squadre inglesi, anche 6 squadre inglesi vanno a giocarla. Però qual è il discorso? Che tu dai la possibilità a tutti i paesi di giocarla. Quindi sei più forte, però devi fare un turno preliminare. Però tutte devono avere la possibilità di entrare. Se quest'anno il Karabakh in dei turni preliminari, in un percorso di turni preliminari, fa magari fuori l'Ajax, poi il Gladbach, poi il Barcellona e poi l'Inter, è giusto che il Karabakh partecipi alla Superlega. Cioè, sto parlando di un discorso di principio, ok? L'Atalanta, se arriva prima in campionato, non può essere esclusa dalla Superlega. E qualcuno dirà: ci sono 5 inviti per questo. Ragazzi, 5 inviti non è il problema dei 5 inviti, che so pochi. Il problema è che le altre squadre, secondo me, non devono e non possono avere il diritto di partecipare sempre. Se quest'anno il Tottenham arriva a 13° in classifica, perché deve giocare la Superlega? Cioè, è questo il concetto che non capisco. Cioè, capisco alla base, perché dicono abbiamo fondata noi, ma è un concetto sul quale non sarò mai d'accordo. Non mi troverete mai d'accordo con questo discorso. Quindi è questo il punto focale, perché ci sta a cambiare la Champions, che ha un modello vecchio. La nuova Champions fa schifo, perché è diventata l'International Champions Cup e fa cagare. Ne ho parlato ieri in un video. La nuova Champions fa veramente ribrezzo. Però ragazzi, al di là di questo, si poteva trovare un accordo in un modo diverso. Si poteva dare più importanza alle squadre. Semplicemente, no? Semplicemente, vuoi dare più importanza? Manda le prime 2 direttamente alla Superlega dei primi 4-5 paesi. Quindi fai la Superlega aperta a tutti. Poi ne mandi altre 6, proprio come ai preliminari. Quindi che vuol dire? Che la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima del campione italiano, francese, spagnolo, tedesco, inglese, fanno tutti i preliminari. Tanto è vero che poi se passano tutte, rischiamo comunque di trovarci in una situazione in cui ci sono solamente squadre di 3 o 4 paesi. Però se lo sono meritato. Perché? Perché magari l'Ajax ha avuto la sua opportunità, è uscito contro, che ne so, il Milan, e non romper cazzo, se è uscito non puoi dire niente, non puoi dire nulla. Non hai diritto di parola in questo senso, non hai diritto di lamentela in questo senso. Cioè, io sarei molto più propenso per questo. Andiamo avanti, sennò qui non la finiamo più. Abbiamo firmato tutti sabato un accordo vincolante che non permette uscita. Le sue dichiarazioni
al programma spagnolo il Chiringuito de Jugones sono questi. Il Chiringuito ormai lo conosciamo tutti, vi ricordate quando facevamo i video su Ronaldo, una volta ogni due ore, che tutti mi hanno fidato perché facevo 2000 video su Ronaldo, adesso è stato sulla Superlega, perché il Chiringuito era quello che ci aveva accompagnato nell'avventura di Cristiano Ronaldo. L'ECA ha comunicato perdite per 5.000 milioni. Che cazzo è 5.000 milioni? Per 500 milioni, penso. Per 500 milioni per la pandemia. La situazione è molto grave e i grandi club devono fronteggiarla. La stagione scorsa lo United pensava di ottenere 800 milioni e ne ha ricavati 700, poverini. Quest'anno pensavamo di incassare 900 e ne incasseremo 600. Sono 400 in meno, non solo per il Real. Ovviamente io dico poverini, sto scherzando. Lo so che sei una squadra, so come funziona. Ovviamente ti fai il tuo progetto, ti fai la tua ambizione, capisci dove arrivare, fai degli investimenti in base a quello che penserai di ottenere a livello di introiti, e se poi non arrivano è un problema serio. Ovviamente quando dico poverini era una battuta, stavo solo scherzando. La Superlega è solo l'inizio. Il calcio deve rivoluzionarsi come lo facciamo noi nella vita, dice Florentino. Come persone, internet ha cambiato il modo di relazionarsi e il calcio deve aggiornarsi. Che c'entra? Non lo so, Florentino. Il cielo è blu e chi tace acconsente, e l'erba del vicino è sempre più verde. A cavallo nato non si guarda in bocca. Che c'entra l'internet con il calcio? Cioè, io capisco magari il parallelo di dire tutto nel mondo cambia, tutto nel mondo ha una fine e bisogna dare una fine per dare un nuovo inizio. Sì, queste sono frasi che ci stanno, ma come internet è cambiato, dobbiamo cambiare pure noi, non c'entra un cazzo. Cioè, sinceramente, Florentino, non c'entra nulla. Il calcio sta perdendo interesse. Davvero? Davvero, ragazzi, il calcio sta perdendo interesse? No, perché io faccio 60.000 visualizzazioni a video solamente in Italia, quindi non mi sembra che il calcio stia perdendo interesse, sinceramente. Cioè, visto che DAZN ha appena acquistato i diritti per la Serie A per 800 milioni, non mi sembra che il calcio stia perdendo interesse. Qualcosa dovevamo fare. Il calcio è l'unico sport che vale. Non c'è niente come il calcio. Qua sono d'accordo. Cioè, mi dispiace perché magari poi c'è chi preferisce l'NBA, chi preferisce l'NFL. Però, secondo me, prendono una cerchia più ristretta rispetto a quello che prende il calcio. Ovviamente, sì, in America l'NFL è più del calcio, l'NBA è più del calcio. Però parliamo solamente dell'America. Il calcio ha preso praticamente in tutto il mondo e questo ovviamente va considerato. Anche la televisione deve adattarsi. I giovani sotto i 24 anni al 40% non hanno interesse nel calcio perché ci sono molte pagine di scarsa qualità e si distraggono con altre piattaforme. Ah, raga, il discorso non è questo. Il discorso è che se voi mi mettete 3 partite al giorno, io ci lavoro, quindi io me le vedo faticando, dico la verità, perché mi sono anche rotto il cazzo di vedermi 3.000 partite al giorno. Preferirei guardarmene anche una al giorno, ma un po' meno. Io me le guardo, ma persona X che c'ha una vita, che studia, che lavora, che esce, che magari la sera dice me vedo Verona-Bologna o me vedo una serie su Netflix, se vede Verona-Bologna, ma va sicuro che questo succede anche per Inter-Genoa, per Milan Torino, a meno che non ci sia un big match di altissimo livello. È difficile che il ragazzo, tutti i ragazzi si guardino la partita. Molti ospiti che abbiamo avuto noi hanno detto: guarda, io oggi ho lavorato 3 giorni, non c'ho voglia di vederla, quindi non mi andava di vederla e non ho visto la partita. Ma questo non è un discorso relativo, secondo me, al fatto che ci siano pochi big match. È un discorso relativo al fatto che con i diritti TV è deciso di spalmare tutte le partite in 6, 7, 8 orari diversi, perché non c'è bisogno che tu mi metta Verona-Bologna e come anticipo delle 20:45 di sabato. Basterebbe che tu la mettessi in concomitanza con Inter Napoli e non c'è nessun tipo di problema, ok? Perché ad ogni modo nessuno se la vede. Tu lo fai perché? Tu lo fai, persona X, io parlo ovviamente della nostra Serie A, ma potremmo parlare di chiunque. Tu lo fai perché dici, piuttosto che metterla durante Inter Napoli, che tanto Inter Napoli se la vedono tutti, e Bologna quella non se la vede nessuna, Bologna Cagliari diciamo, ora la metto il sabato sera che non c'è niente e magari la gente ci me la vedo. Poi magari non fa views, non fa share, non sa la caga nessuno, però se la cagano sicuramente più che il sabato sera mettere magari un palinsesto con scritto domani prosesto pro Vercelli. Ovviamente sì, ovviamente smuove un po' di più. Detto questo, andiamo avanti. Il calcio deve adattarsi. Ora inizieremo con 3 paesi e cercheremo di cambiare a livello mondiale questo sport per portarlo ad un livello superiore. La Champions sta perdendo interesse per come ora, per come era, come lo fece la Coppa Campioni. È la stessa cosa, più lo sport è attrattivo e più chiama pubblico. Stiamo facendo questo per salvare il calcio, che è in un momento critico. Sì, io capisco, comprendo. Non sono uno di quelli che dice no, vergogna, schifo.
comprendo, però devo dire innanzitutto che è un colpo di stato e i colpi di stato sono sempre reato, nel senso che non se io ti dico che sei una merda non sono un santo, ok? Quindi di base non è una cosa che mi piace. Detto questo, io sono d'accordo che la UEFA Champions League stava perdendo un pochino di interesse, anche se poi a me il format originale piaceva tantissimo, cioè veramente i gironi, passaggio, turno, eccetera, mi piace veramente veramente tanto. È monotono perché ce l'abbiamo dato da 40 anni, però mi piaceva veramente tanto. E si sarebbe potuto arrivare ad un accordo. Io capisco anche il punto della UEFA. Io credo che probabilmente prima di essere, di arrivare a questo punto, prima di arrivare al fatto che persona X, quindi che ne so, Florentino Perez dice ce la creiamo tra di noi, Florentino Perez si è arrivato a parlare con la UEFA e ha detto guarda, noi vogliamo meno partite, cioè più partite ma con squadre più forti. E la UEFA ha detto guarda, non è possibile, piuttosto posso farvi la vostra immagine e somiglianza, perché quella nuova Champions League che fa cagare è più o meno immagine e somiglianza dell'idea della Superlega, però io ho bisogno di squadre, tant'è che hanno aumentato da 32 a 36, perché? Perché la UEFA deve essere la federazione di tutte, perché se la UEFA non va a coprire il campionato ceco, il campionato turco, il campionato rumeno, il campionato scozzese, ovviamente si crea un problema, mentre Florentino Perez non deve guardare in faccia a nessuno, lui non fa torto a nessuno, lui si sta creando un torneo, una competizione sua, con Agnelli, con quell'altro del Manchester United, senza nessun tipo di problema. Quindi in questo non deve veramente dare contentini a nessuno. Andiamo avanti. La Champions sta perdendo interesse, eccetera eccetera. Un Madrid-Manchester e un Barcellona-Milan sono più attrattivi di un Manchester che affronta una squadra minore in Champions. Abbiamo tifosi a Singapore, in Cina, questo vale anche per le reti sociali. Questo dà denaro e questo denaro viene da tutti, perché è una piramide. E se questo denaro entra sono tutti contenti, perché compriamo giocatori e cresciamo. Voi comprate giocatori e crescete. Voi comprate giocatori e crescete. Perché è vero che se il Real Madrid ha a disposizione 200 milioni e mi compra Zaniolo con 200 milioni, io posso assolutamente investire quei soldi. Ma come li posso investire io quei soldi che non faccio la Superlega? Come li posso investire io quei soldi che non ho introiti? Vi faccio un esempio. Haaland non fa la Superlega. Haaland del Borussia Dortmund non fa la Superlega. E le squadre partecipanti alla Superlega percepiscono più di 300 milioni. Real Madrid, va da Haaland, vieni, Borussia, 300 milioni. Di Borussia, quante vuoi per Haaland? Voglio 180. 300. Cazzo me ne frega, a me mi serve solo Haaland, mi prendo Haaland. Cioè capite di che cosa sto parlando? Voi fate acquisti, voi vi rinforzate, non state salvando tutti. Magari salvate anche tutti, ma salvando tutti affossate tutti gli altri. Vi create, vi ponete in una posizione tale da essere talmente tanto d'élite che distruggete il calcio generale. Poi il fatto che abbiate, ora io non voglio andare, però il fatto che abbiate i tifosi è vero, è vero, è vero. A parte che poi la Roma, tra l'altro, che è esclusa, e io sono contento di essere esclusa, l'ho detto già stamattina, è la quindicesima squadra più tifata nel mondo. È uscito il dato statistico, quindicesima, quindi sinceramente non l'ho capito, ma sono contento, se posso, sono molto contento. Io spero che la Roma, qualora venisse chiamata, declinasse l'offerta. Detto questo, per esempio, perché il Manchester United ha più tifosi di tutti? Vi faccio notare una cosa. Prima che arrivasse Ferguson, lo United non era nemmeno in top 10 dei tifosi, tra le squadre più tifate del mondo. Nemmeno in top 10. Cioè, è diventata perché ha vinto. Quindi i bambini che nascevano, non dico tutti, ma molti, erano portati a tifare la squadra vincente. Raga, non è difficile da capire. I ragazzi di, che cazzo ne so, 15 anni, 14 anni adesso, per la stragrande maggioranza, sono juventini. Perché sono juventini? Perché quando erano ragazzini, 4, 5, 6 anni, la Juventus ha iniziato il ciclo e ha vinto negli ultimi 9 anni in Italia. Quindi, per il tifoso che ha scelto di rifare la propria squadra del posto, o per vocazione di parenti, quindi magari il romanista, l'interista, il milanista, il napoletano, o anche lo stesso juventino che ha tifato la Juventus per vocazione, per ogni di questo tifoso ce n'è un altro che l'ha tifata perché vince. Ma è normale che sia così, è normale. Prima sono andato a guardare i ragazzi più grandi, tipo 20 anni, 22, 23, ci sono una marea di interisti, perché prima c'era il ciclo dell'Inter. Cioè, è normale che sia così, ragazzi, oggettivamente è normale che sia così. Tu hai vinto e quindi hai accumulato tifosi. Perché il Real Madrid è il club più titolato al mondo? Perché? Perché si è fatto strada in UEFA Champions League, ok? Senza la UEFA Champions League non avrebbe avuto, parte poi il Real Madrid è un'altra questione, perché il Real Madrid è storico dal 1600, dal 1900, dal 1890, però... Al di là di questo, squadre come ad esempio, che so, la Lazio degli anni 2000, ad oggi sarebbero dovute entrare di diritto,
di diritto della Superlega, però non è entrata perché? Perché sono passati gli anni, perché non ha più vinto un cazzo in Europa e quindi ovviamente è stata fatta fuori. Ragazzi, è normale che sia così. Quindi sinceramente è vero che siete più tifati, ma nel calcio si cambia. Cioè bastava veramente che l'Atalanta vince, ma basta che l'Atalanta vince quest'anno la Serie A, vince per i prossimi 6 anni la Serie A, tra 10 anni l'Atalanta è tra le squadre più tifose d'Italia. Perché comunque i bambini iniziano a tifare l'Atalanta, funziona così, da sempre. Poi a voi vi sembra storico che è mammolo l'Atalanta. Funziona così da sempre, da sempre. Detto questo, andiamo avanti. Il merito sportivo. 5 squadre potranno sempre entrare per merito sportivo. Se il Siviglia vincesse la Liga, potrebbe entrare, non sarà una competizione chiusa. Chi merita... chi meriterà potrà partecipare a una competizione come questa. Noi siamo solidali, la UEFA concede 120-130 milioni e noi ne diamo 400. La UEFA non è solidale come noi, cioè avete più sordi, non è che non è solidale come voi. Vabbè, comunque, nel comunicato abbiamo specificato che avremmo parlato con UEFA e FIFA anche per spiegare la questione dei 5 club che possono entrare. Poi sono subentrati i politici, ma noi siamo stati chiari, la UEFA sta lavorando ad un altro formato che, con tutto il rispetto, io non capisco. Manco io, per la prima volta in tutto il suo giorno, Florentino Perez, sono contento. Andiamo insieme a protestare, a legarci ai cancelli della UEFA. Ma che cazzo di formato è? Prima contro quarta, sesta contro seconda, 10 squadre, 5 match, tutte non affrontano tutte, non ci si capisce un cazzo, ma che è? Io non ho parole, io non ho parole. Poi, andiamo avanti. E poi un'altra cosa, ma spiegatemi una cosa, no? Quindi il Siviglia vince la Liga e partecipa. Bene, e la Champions il Siviglia non la fa. E cazzo la facciamo a fare la Champions se ci levano anche 5 squadre per meriti sportivi, quindi le migliori 5 se le portano appresso? Non ha senso, non ha senso, ragazzi, non ha senso. Io spero veramente che tutto questo allarme rientri, che si decida una volta per tutte di riunire tutta la situazione, di fare Superlega, UEFA, cioè UEFA e FIFA tutto insieme, e che si decida in qualche modo, in qualunque modo, magari di fare la Champions League come la vogliono loro, però per meriti sportivi. Quindi tu entri solo se hai meriti, non perché sei club fondatore, entri solo se hai meriti. Quindi anche a 20 squadre, ok, un'altra Europa League allo stesso modo, e la Conference con tutto il cazzo che vi pare a voi. Spero questo sinceramente, perché in questo modo è una cosa inguardabile. Cioè i 5 club che entrano, secondo me, nemmeno si potrebbe fare. Che poi che fanno? Vengono a fare Champions League quando fanno schifo? Non ha molto senso. Andiamo avanti. Allora, non produce, la UEFA stava lavorando ad un altro modo che, con tutto il rispetto, io non capisco. Non produce le entrate necessarie per salvare il calcio, e con il salvare il calcio non dico solo il Madrid, intendo tutti. I calciatori devono stare tranquillissimi, non succederà nulla di quanto detto dalla UEFA. La UEFA è un monopolio, deve dire le cose come stanno ed essere trasparente. Non hanno una bella immagine nella storia recente o meno. Vero, vero, non facciamo angeli chi è diavolo. Noi abbiamo fatto un comunicato per parlare con loro e vedere che succedeva. Loro dicono che la nuova Champions inizierà nel 2024, ma nel 2024 saremo morti. Ci sono squadre che hanno perso tutto in un anno, in Italia, Inghilterra e Spagna. La minaccia di qualcuno che confonde il monopolio con la realtà non esiste. Noi siamo disponibili a dialogare, abbiamo creato un formato per salvare il calcio. Esclusioni dalla Champions, né il City né noi, nessuno verrà escluso dalla Champions e nemmeno dalla Liga. Che cazzo vuol dire? Che vuol dire nessuno verrà escluso dalla Champions? Come fate a fare la Champions e fare la... Quante competizioni fate? Cosa state dicendo? Fatela estiva allora. Fatela estiva. La UEFA non si è mai distinta per la trasparenza. I monopoli in tutto il mondo hanno fatto il loro tempo. Senza soldi nessuno compra giocatori di valore. È tutta una piramide. Lo stile dice molto. Noi stiamo parlando di una cosa molto seria. Il calcio ha 4 miliardi di tifosi. Bisogna avere rispetto delle persone. Non mi sembra che voi stiate avendo rispetto delle persone, perché io non mi sento trasportato. Io mi sento trascinato. Io non ho scelto questo. Come tifoso non ho scelto questo. I tifosi non hanno scelto questo, ma sono stati trasportati. Noi abbiamo lavorato in questo modo per salvare il calcio. Un club ha perso 300 milioni, un altro 400. Quanto cazzo ha parlato questo? Allora, nel basket si gioca il campionato e poi l'Eurolega, non succede niente. All'inizio c'è stata qualche difficoltà, ma ora si convive perfettamente. Se è una competizione infrasettimanale come la Champions, e noi ne creiamo una molto migliore, ecco, infatti vai a fare la concorrenza e poi dici di no, perché dovremmo peggiorare i campionati nazionali? Perché non gli stai più dando valore? Florentino Perez, ma mi prendi per il culo? A me sembra una persona molto intelligente, no? Questa è una cazzata, cioè tu lo sai che è una cazzata, tu lo sai che stai dicendo una cazzata. Perché? Perché sì, raga, perché se tu fai una competizione a tavolino, scelta a tavolino, con i partecipanti scelti così, 1, 2, 3, 4 e 5, sai benissimo da te, e non c'è bisogno che te lo dica io,
che tu stai facendo una cosa che va a distruggere anche i campionati. A che serve arrivare terzi, quarti, quinti, sesti? A che serve? A che serve se è tutto scritto a tavolino? Il PSG non è mai stato invitato, dice, quindi è inutile che dicono noi non accettiamo. Il PSG non è mai stato invitato. Il calcio in questo momento ha abbassato la sua attrattività e dobbiamo lavorare ad un futuro che possa tenere i giovani su altre piattaforme e intrattenerli. La Champions è attrattiva solo dai quarti in poi. Non è vero. Prima non interessa a nessuno. A me personalmente interessa, e dalle views che si fanno su YouTube direi anche agli altri. Anzi, vi posso dire la verità, quest'anno ho notato che dai quarti in poi la gente si è un po' rotta il cazzo della Champions, ma prima è molto più interessanti i sorteggi, eccetera, la parte forse più bella della Champions, i sorteggi, quando ci troviamo tutti davanti a parlare, a dire oddio guarda chi prenderà la mia squadra, quella forse è la parte più bella della Champions. E il fatto che si levi sia per la nuova Champions, che fa cagare, sia per la Superlega, mi infastidisce, mi piange il cuore. La Champions è attrattiva, eccetera eccetera, ci sono squadre che giocano e che non interessano a nessuno. Cioè, ma ti pare ragazzi, ma il Real Madrid ha avuto il bucio di culo di essere spagnola e di avere anche il Barcellona, perché beh, il Real Madrid no, ad esempio, però ad esempio l'Arsenal che fa figure di merda da 20 anni, l'Arsenal che è così a prendere cazzi in faccia da una vita, è lì perché nel suo campionato c'è il Manchester City, c'è il Manchester United, c'è il Liverpool, cioè sono quelle, perché che cazzo deve chiedere l'Arsenal? Ma che deve chiedere l'Arsenal, che ogni volta che va in Champions fa figure di merda ai pocali e esce agli ottavi contro chiunque? Ma che deve chiedere l'Arsenal, ad esempio? Se noi facciamo 5 partite di alto livello al martedì saremo imbattibili. Al momento siamo 12, potremmo essere 15 e altri 5 che si alternano. La meritocrazia esiste. Ma dove? Ma dove che siete sempre quelle? Che la tua squadra di merda può fare anche tutte sconfitte in campionato, comunque va a prendere 300 milioni e fa la Superlega. Ma dove la meritocrazia esiste? Ma di che parliamo? Non possiamo metterne 50. Ci sarebbero la Roma, il Napoli e molte altre. Se non sarà, eccoci, da pure la Roma. Se non sarà un anno, sarà per quello dopo. Le 15 che giocheranno tutte le settimane saranno uno spettacolo incredibile. Non c'è sport che proponga una cosa così. Una merda così. Sono d'accordissimo con te, Florentino. Sono d'accordissimo con te. Poi parla di Ceferin. Insultare come ha insultato il presidente UEFA un nostro compagno come Agnelli, noi non lo faremmo mai. Assurdo, non si possono dire cose così se sei il presidente UEFA. Devono cambiare atteggiamento. Non vogliamo un presidente che insulti così un presidente di un club. Ci auguriamo una UEFA democratica. Possono essere a favore o meno, ma questa cosa non può esistere. Ma non solo nel calcio, in generale. Beh, qua a far paraculo. Effettivamente, ragazzi miei, se Agnelli ha detto tranquillo Ceferin, tranquillo, sono tutte chiacchiere, poi ha fondato il Partito Comunista qua dalla Superlega, perché ovviamente ha fatto così, ha detto me ne vado, e poi ha fondato la Superlega magari in una stanza della città. No raga, capite bene che ha fatto una cagata. E poi ha detto che è il più grande bugiardo che abbia mai conosciuto. Se effettivamente ha fatto così, condivido, nel senso quantomeno un minimo di trasparenza, quantomeno non dire non so nemmeno che devi dire, è una cosa talmente tanto grossa che non so manco che cazzo dire sinceramente. Le critiche: non è vero che i ricchi saranno più ricchi e i poveri più poveri, non è così. Ma come fa? Io dico Florentino Perez, no? Ma come fa a dire una cosa del genere? Cioè io voglio capire, come fai? Cioè tu sai che tu, Real Madrid, che sei già la squadra più ricca del mondo, comunque una delle 5 più ricche del mondo, prenderai ogni anno 300 milioni. A differenza magari dell'Atalanta, che ogni anno se gli va bene prenderà 30 milioni. 330, siamo arrivati a 900 milioni e a 90 milioni. Mi spieghi come fai a dire che tu, che sei ricco, non sarai sempre più ricco, e chi è povero non sarà sempre più povero? Come fai? Come fai a dire una cosa del genere? Io non ho parole, veramente. La faccia come il culo. The face like a ass. Anzi, the ass. Anzi, ass senza articolo, cazzo. Tutti vanno a crescere, questa competizione salverà il calcio e sarà solidale con tutti i club. La Premier non si può cambiare, sono troppo forti. Se i club sono forti, poi tutti sono forti. A Boris Johnson hanno detto che sparirà la Premier, ma non è vero. Vabbè, ma qua non sparirà la Premier, sono stupidati. Chi può partecipare al momento sono i 3 paesi, non sappiamo a chi amplieremo, ma ci saranno ingressi per meriti sportivi. Che cagata ragazzi miei, che cagata. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, che cagata.